Allora, io sono Marcus Grande, signori e signori, bentornati in una nuova puntata della Regrocraft, signori, signori, io non so se voi state guardando, ok, ho esagerato, però l'ho fatto per un buon motivo. Praticamente, ho scoperto che se cerchiamo i semi, eccoli qua, seed, non quelli da Magical Crops, ma questi per esempio, ci dà tutte le resaipe, e visto che effettivamente è un procedimento noioso, l'ho fatto off camera. Per il vostro gusto e beneficio, intanto qui abbiamo tanti bei, anzi tanta bella essenza di scheletro con cui possiamo fare rispettivamente, e questa è una cosa super buona per noi, una cifra di bon mil, guardate qua, delle frocce che non fanno mai mala e delle pozze di experience, signori, quindi stiamo una favola, oltre a che delle teste di scheletro, ma chi se ne frega un po', cioè, vaffanculo. Quindi, rispettivamente, che cosa ho fatto? Patate e carote ci ha dato il melone, no, la zucca. Le carote con il melone, con la zucca ci ha dato il melone. Le sugar cane con il melone ci hanno dato il poppy, che prete, il fiore rosso. Grazie. Poi la mandrake e la bella donna ci hanno dato l'articulture seed, che è questo seme qua della Witcher, che non so che cazzo faccia. E insieme la mandrake e l'articulture ci ha dato la snowbell, che è interessante perché qui non c'è la neve, quindi... Oppe la neve! Che cosa ci ha dato? Ah, l'ice needle. Poi il poppy con il fiore rosso con il verissimo sugar cane ci ha dato finalmente il cactus, yes! Poi torniamo di qua. Oh mamma mia. Ok, questo incrocio non mi riesce, sto rosicando tantissimo, ragazzi, però va bene. No, da qua il melone e la sugar cane ci ha dato il fiore giallo, il grano e la sugar cane ci ha dato il come si chiama, il barley, vi ricordate il barley della natura, la snubel e la mandrake ci ha dato il wolfsbane, il poppy e il barley ci ha dato il cotone. Non so se vi ricordate, ma io ho detto molto spesso abbiamo pochissime stringhe per fare la lana, ecco perché ho sfruttato tutto questo spazio. Non volevo mangiare, però va bene, se proprio insisti. Ho sfruttato tutto questo spazio per riempire tutto quanto di cotone. Sono partito da una pianticella, sono stato AFK molto tempo, e guardate qua la quantità, non è eccessiva, non vi credete, perché uno di questi fa soltanto... Quattro di questi fanno una string, quindi ne servono 12 per ottenere un singolo pezzo di accidenti. Ok. No, quello non dovevo romperlo. Sono un pirlo. La facciamo. Qui vedo che c'è un bauco. E anche qui. Vediamo quanti ce ne abbiamo. Uno stax. Oh, qui è già ricresciuto. Ragazzi, scusate, ma... devo assolutamente disattivare tutto quanto. Ma, va bene. Va bene così, ci facciamo un attimo. Bingat. Ottimo. Finalmente 10 pezzi di lana. E qui, visto che sono un bravo bambino, ho preparato già la resipe per la prossima quest. Lo so, sono pieno impaccato come la merda di roba. La prossima quest, che è molto molto importante, che dovrebbe essere What the World is Made Of. Ed è l'Ender Seed, signori, che ci dà un altro Ender Seed, e ha scelta un altro Ender Seed o una Weak Essence. Ora la Weak Essence noi la facciamo con la natura, quindi chi se ne frega. Quindi, signore e signori, io già ho preparato tutto. Se vi chiedete dove prendo l'Ender Pearl, le prendo da questo. Un impianto che nella Tech and Bcraft era automatico, questo qui è manuale, ma che probabilmente il tizio... Ah, quella non era fatta, maledetta. Sono pieno di merda. Sono pienissimo di merda. Che probabilmente il tizio ha aumentato lo spawn delle Ender Pearl, perché nella Tech and Bcraft erano davvero davvero poche. Invece, con questo pack me ne escono molte di più, meno raramente. Ora, fatemi prendere le vie bellissime perlozze. E voilà, e possiamo andare affando tutte le cose. Tra l'altro qui ho fatto anche dell'End of Lane per aumentare un po' il nostro mana. Qui è già tutto pronto, attiviamolo. E vediamo che si stanno creando i nostri semozzi. Ma lui l'avete notato, non è picciolissimo. Ho tirato una patata per sbaglio dentro a... ha fatto. Ho tirato per sbaglio una patata qui dentro ed è uscito fuori. Ah, ma è vero, serve un pezzo di Living Rock. Living...
E signori, abbiamo gli Ender Seed con cui spammiamo finalmente le Ender Pearl. E ne abbiamo tre. Indovinate un po' che cosa sono tre? Bravissimi, come fate a saperlo? Sono le cose che piacciono, vabbè. Allora, dove cazzo lo mettiamo l'ortigiuolo? Qui? No, qui è una merda. Devo fare ancora più spazio. È incredibile. Ed eccoci qua, adesso che ho potuto farvi vedere gli infroci che abbiamo fatto, non serve più che io tenga questa zona, quindi posso liberare dello spezio. Allora, noi mettiamo una qui. Giustamente. Scusate, sono un po' ricoglionito. Una qui. E una qui. Fantastic. Aspettiamo che spawnino un pochino. Vedete, questo qui sta ricicciando fuori. È bravissimo. Bravo. Ora, andiamo un po' a vedere le quest, perché se non vado errazio, no, questa qui l'abbiamo fatta, i semi colorati non ci interessano poi così tanto, ma qui c'è il fertilizer, quindi come si fa il magical fertilizer? Magical fertilizer. Abbiamo detto con la natura, l'essenza della natura. L'essenza della natura non è questa, ma è questa qui. E ne otteniamo 6. Spero che possano bastare. Qui c'è il bone meal. Ok. Dov'è il floral? Lavate la pesca a Seroli. Eccola qua. E poi che serviva? Il mutandis. Accidenti, il mutandis. Signori, dobbiamo fare il mutandis. Ma dov'è il mutandis? Come si fa il mutandis? E soprattutto, io ce l'ho dell'ash. Ash. Ah, ce n'ho 7. Interessante, ma sicuri che non c'ho il mutandis da nessuna parte? Ed eccolo qua, l'ho dovuto craftando. Purtroppo l'ash non so come si... Cioè, sì, so come si crea. No, aspetta, questo non è l'ash. È questo qui? Ah, lo posso mettere anche in smelting normale. Fantastico. Dovrei avere qualche sapling. Speriamo che ci basti, comunque. Perché me ne sto andando alla crafting table? Lo so soltanto io. Perché in realtà lui vuole che io faccia così... Così e così? Così? Aha! Ne abbiamo 3, vediamo se ci bastano. Yeppa, che cosa mi vuoi dare? Dammi il mutandis per l'appunto. E signori, abbiamo questi bellissimi, questo fertilizzante. Questo fertilizzante è la versione del bone meal per la Magical Crops. E ovviamente... Comunque, è un bello spreco di risorse, quindi è giusto che sia così tosto, perché poi ti ripaga con tante risorse. Io aumento gli stecchetti sperando che le piantine presto spawnino dappertutto. Oppela. Non le colgo adesso perché la percentuale che la piantina invada l'altro traliccio, invada un po' sbagliato come termine, è maggiore quando la pianta è matura. Vedete, dice è fertile e can grow. Se invece andate a qua, ti dice, ti splanti sfertile, ecco, perfetto, non c'entra niente. Ho detto una cazzata. Ok, nuova quest. Maybe I can find some traces of copper among the fragment of clay you are dug up. Sinceramente non so che cosa significa dug up, però penso che tipo l'hai rotta, scavata, non lo so, qualcosa del genere. Ma guardate quanto cresce in fretta il mio ossicciuolo, grazie. Soprattutto per l'esperienza, che tra l'altro ancora non so, ma ciao, sei bellissimo. Non so come... come stoccare da qualche parte. Oh, patato. Dunque, voleva questo, la Wake Essence ce l'ho, il Flora Orange Power. E in che quantità, mio caro amico? 16. A cipigna. Io non ho clay. Ottimo, direi. Non ho clay, raga. Ma non posso fare niente di tutto questo, raga. Grazie al Cacchius. Poi devo andare a cercare la clay con il trombatorione. Davvero. Così a mano. Dov'è il trombatorione? Però ecco come posso ottenerla. Me ne basta una soltanto. Quindi andiamo a prendere davvero il trombatorione. Ma dove cazzo l'ho messo, raga? Trombatorione, dove sei? Qui dentro ti misi, ma non ti trovai. E andiamo a cercare un po' di... Ecco qua, un po' di erbetta. Ah, ma lì c'è una cosina. Signori, clay.
Vedete? Facilissimo. Lì c'è una mob farm, sì, ve la farò vedere successivamente. Quindi adesso che ho questo manual, ok, vuole 10 Mystical Light Grey Flower, che è un po' difficile che io ne abbia 10. Oddio, non si sa, eh. Ne ho Light Grey, ne ho 6. Però abbiamo tanto. Dov'è? Tanto. Beh, tanto mica tanto, però vabbè. Di questo. Ah, ma signori, non ve l'ho detto! È entrato il grass! Tadan! Col cazzo che sei grigio! Niente grigio! Uno grigio! Me ne mancano altri 50.000! Tu non sei grigio chiaro, sei grigio scuro! Bastardo! Dacci il nostro grigio quotidiano. Eccolo là. Eccolo là. Quanto siamo? Quanto siamo? Stiamo a 8, signori. E abbiamo ancora 20. Speriamo bene, perché la vedo molto, molto grigia. Non c'è, non viene il grigio. Non viene, raga. Dai, dammene uno per speranza, per favore. Eccolo. Attenzione, magari ci dice culo. Magari ci dicesse culo. È questo? Sì. No, cazzo. Raga, scusate, ma qui c'è. Faccio un po' di pulizia. Ok, ci siamo e fortunatamente ho trovato altro flower qua. Altro fertilized floral fertilizer to nonna. Oh, ma mi esci. Eccolo! Sì, dannazione! Sì. Ho scoperto una cosa carina. Se butti un libro a terra e hai questo in mano, ti rifinisce dentro. È molto simpatico! Quindi, manual su Bitma, dammi subito la piantina di clay, la mettiamo qui! La mettiamo qui, levate dal cazzo. Dunque, come faccio con la sabbia? Spero che becchi quella rossa, perché di quella rossa ce n'è un po'. E eccola qua. Speriamo che la interpreti come sabbia, se no c'è un metodo alternativo, vediamo un po'. Sì, che carina, funziona. Clay! Sì! Dammi la tua clay. Non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Allora, con tutti i fiori che abbiamo accumulato, sicuramente quelli arancioni saranno in gran numero. Tipo in 6. Che schifo. Ma perché? Va bene. Dove avevo messo il mio pestello? Dov'è? Quindi, buongiorno, sono andato a dormire nel frammente. Con questo facciamo i Wake Essence. E Spatapim, 32, ottimo. Con questi qui, quanti ne voleva? Aspettate, non voglio fare sciappelle. Ne voleva 16? Ma così io ne faccio 12. Oh! Magari me le duplica, vediamo. Eh? Me le duplica con il cazzo, me le duplica. Me ne servono altri 4. Cioè, con tutto quel coso che ho spammato? Aio, regà, mi ha colpito un insetto. Mi sono cagato sotto. Arancione? Ok. Dai, un altro arancione. Guarda, adesso arrivano i cosi. I grigi. Guarda, due a bocca. Sembra che mi prendano per culo. Arancione. Già, bianchi, grigi. Molto bene. Arancione. Ah, arancione. Mi stai cagando un cazzo, eh. Uè, frate, fammi a capire. Mi fai uscire un arancione. Giallo, rosso, blu. Tutti i colori dell'arcobaleno, grazie. Ho finito. Il fottuto fertilizzante e dell'arancione non ce n'è traccia. Uno soltanto. Quindi arrivo a 14. Non a 16. Come faccio? Posso buttarcelo dentro e mi dà un altro colore? Con il cazzo. Regà, fortunatamente per fare il floral fertilizer serve il bone meal, il giallo e il rosso, di cui io molto modestamente ho le farm. Quindi andiamo a prendere il rosso. Bim 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 bim. Andiamo a prendere il giallo che dovrei aver messo laggiù.
Bim 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 bim. Poi. Devo mettere crafting table un po' dappertutto, perché non posso andare in giro a saltellare ogni 5 secondi. Facciamo così. Era, non mi ricordo, così. Ok, e così. Yeppa! Tre pezzi! Porco Giuda, con tre pezzi! Io! La persona più sfigata sulla faccia della terra! Ci proviamo? Eccolo, l'arancione! Grande! Grandissimo! Grandissimissimo! Sapete perché non posso fare il fiorellino che genera i fiori? Perché serve il mana steel! Capito, mi hai? Allora, patapim patapim patapem, un arancione lo mettiamo qui, uno l'avevo messo qua dentro come un birlo, molto bene. 12 e 14 fa 16, signori, dovremmo avere tutte cose. Sì, e ci dà l'essenza di copper, ma chi se ne frega dell'essenza di copper, a noi ci interessa che ci sblocca i copper seed. Ora, come si fanno i copper seed? Non lo so. Si fanno con... Ma io non ce l'ho tutta questa essenza di copper, scusa. Come pensi che io possa... Non ce l'ho. Posso buttarla qua dietro e si duplica? No. Cosa cazzo ci faccio con sto pezzettino di copper? Forse questo mi dà come Essence of Iron. Forse dovremmo leggere. Con l'essenza di copper nelle mani e un runic altar a disposizione, posso infondere in un seme la crescita del copper. Ok. Ma come minchia faccio? Ce ne ho soltanto due. Aspetta, forse è ripetibile. E signori, sono giunto alla conclusione. Ho fatto la quest del ferro. Del coal e abbiamo visto quella del copper. Poi sono andato qui con il dito magico e c'è scritto repeatable quest. Quindi fra 2 giorni e 21 ore, per questa fra 2 giorni e 20 ore che l'ho fatta più di recente, potremo ripeterla ogni volta. Quindi è uno sbatti di cazzo incredibile, signori. Ma che dico, incredibile, incredibilissimo. Ovviamente io lo farò off camera e poi voi ne godrete i frutti, perché avremo finalmente il copper, il ferro e la mirra. Maraviglia delle maraviglie. Con queste qui possiamo fare l'Ender Pearl, l'End Portal e i bellissimi End Essence Brick, che sono maravigliosi. Sono davvero bellissimi. E poi c'è tutte le cose. Praticamente questo tizio che ha fatto il modpack, oltre a mettere la Westland, ha incrociato la Magical Crops con la Botania. E devo dire che la cosa non è affatto male. Io devo assolutamente accumulare almeno 3 pezzi di ferro. E poi, signori, il futuro ci attende. L'apoteosi ci attende. Perla. Come al solito, lasciate un mi piace se la puntata vi è piaciuta. E noi ci vediamo alla prossima. Bella per voi!